1960 erano ancora gli anni non del boom economico, c'era ancora parecchia carestia nelle famiglie, e la mia famiglia era numerosa, quattro figli, io ero il più grande, e penso che la segnalazione del prete che conosceva, diciamo, lo stato della famiglia, ha fatto sì che io entrassi in Piaggio, però avevo già delle esperienze. Tra seconda e terza media, io ho lavorato 3-4 mesi in un'azienda meccanica che faceva le cabine delle teleferiche, che allora in Piaggio, a Finale, che poi è passata alla ditta Lovisolo, però allora si chiamava Bianchi, la Galasso. Pertanto avevo già un'esperienza meccanica nell'estate tra seconda e terza media. Faccio notare che ero un ottimo studente, però possibilità zero, economiche. Poi ho fatto 2 anni all'Hotel Moroni, che era l'albergo più grande di Finale, da marzo a ottobre, pertanto avevo un curriculum lavorativo abbastanza impegnato. Sono stato segnalato e sono stato entrato in Piaggio nel 1960. Sono entrato in un reparto che era un po' l'elite dall'ora della Piaggio, che era un reparto che faceva non come catena di montaggio, però una cosa molto più leggera, faceva una parte di un velivolo NATO, il G91, che aveva vinto il concorso l'anno prima, la faceva una parte la Fiat Aeronautica e la parte di coda, diciamo, la parte di Garlinga e tutti gli impennaggi di coda li facevamo alla Piaggio, con un'elite di operai che tra l'altro i più tanti sono diventati capi reparti negli anni futuri, pertanto gente che aveva avuto un'esperienza lavorativa un po' tecnologicamente più alta e che però, come loro si usava, che aveva gambe, camminava nella ditta, al di là del diploma, della laurea, dello studio, chi sapeva andava avanti. Ecco, questo è stato un po'. Dopo finita quella lavorazione, sono andato in un altro reparto e posso dire che doveva essere il premio delle mie capacità, visto che invece era una veramente catena di montaggio, mi sono ribellato, mi buttavano delle cassette di palette dei motori a reazione e io dovevo fare con una macchina fresa, fare una piccola lavorazione, fatto una cassetta ne buttavano due, fatto una due ne buttavano quattro, dopo un mese mi sono ribellato, ho detto a chi mi aveva chiamato e lusingato, ho detto se quello è il premio, io me ne vado, cerco un altro lavoro e allora mi ho messo in un altro reparto dove ho trovato una persona che nel suo lavoro mi ha ampiamente illustrato, anzi delle volte mi faceva fare il lavoro da solo, eccetera, eccetera, e poi sono effettivamente andato negli uffici, che doveva essere il premio di 2 anni prima almeno, e non mi sono spaventato del lavoro che mi hanno presentato. Un collega che già era in quell'ufficio non se la sentiva di fare, io invece ho rischiato e lì ho cominciato. Il lavoro consisteva in analisi disegni, praticamente era arrivata una grossa partita di parte e ricambio dei militari, ma molto grossa, si doveva fare lo sfoglio, diciamo, di tutti i fabbisogni materiali e poi fare le ordinazioni. Quando era una piccola partita, il magazzino probabilmente aveva una scorta sufficiente per fare il lavoro e non veniva preso in considerazione, ma quando magari era ricambio equivalente a 8-9 aerei, era un poco così. Ci ho messo alcuni mesi, subito ho stentato, ho guardato, ho chiesto tutto, però l'ho portato a fondo con abbastanza soddisfazione e ho preso confidenza con i materiali e anche con la codificazione dei materiali. Guardi, ho lavorato sia nella costruzione di particolari di quell'aereo che dicevo prima, G91, dove nel passaggio da una produzione all'altra il reparto a un certo momento a fine serie, una parte di operai sono andati già nella nuova costruzione che era l'F-104, quella famosa vedova nera che chiamavano, altro aeronato, e mi sono trovato da solo a fare il pezzo dello stabilizzatore, montarlo dall'A alla Z da solo, pertanto ho preso confidenza ai materiali, ai particolari, al disegno, ecco, praticamente.
negli uffici, dopo questa lavorazione, ho preso confidenza con tutti. Qualcuno mi ha aiutato, ma io ho cercato anche di aiutarmi. Questa è la questione. Cercato di aiutarmi, capendo i meccanismi, i disegni, il dettaglio, chiedendo a qualcuno che conoscevo, ma anche il medesimo capo ufficio era disponibile a darmi, se avevo qualche punto fermo, non stavo lì, chiedevo, più o meno poi il lavoro, in certo qual modo era ripetitivo, prendevi il disegno, ma il paparecchio era lì, in particolare erano lì, era questione di spogliarli, metterli assieme, fare un bignami per poi ordinare, fare le richieste, perché il medesimo ufficio faceva anche le richieste tecniche, poi c'era l'ufficio di Genova che invece faceva la parte commerciale che lo piazzava nelle varie ditte, però il fabbisogno, il tempo di arrivo, eccetera, eccetera, era data dall'ufficio dove ero io, che si chiamava Ufficio Analisi di Disegno, UAD, praticamente. Ma io ho trovato mica peggio, tanto l'orario, invece di mezzogiorno all'una e mezza, avevo mezzogiorno alle due e andavo a casa e tornavo con più tranquillità, era già un vantaggio, però era lavoro d'ufficio, ecco, non era lavoro negativo. Poi mi ha insegnato tante cose, dai materiali sono passato anche a capire come si gestiva il magazzino, e quando c'è stato il passaggio dai 6 caratteri ai 9 caratteri della codificazione Piaggio, perché il magazzino ormai era ingestibile, perché i numeri non erano tutti discontinui tra prodotti finiti, le lavorazioni, era un caos. Sono stato messo a capo di un gruppo di 4 persone con un tempo limitato di 4-5 mesi, che dovevamo farlo entro novembre dell'anno per la questione fiscale, eccetera, eccetera. Abbiamo trasformato tutti i 30.000 codici di magazzino con 30.000 codici nuovi, 9 caratteri, con leggibilità. Mentre prima era tutto un minestrone, si capiva quando erano materiali grezzi, quando erano materiali chimici, quando erano materiali finiti, quando erano materiali standard, quando erano materiali stampati e quando erano gli utensili. Cioè c'era una divisione che era quella che è servita per fare, diciamo, la gestione meccanografica. Prima era tutto cartaceo, si scrivevano i buoni per il prelievo, andavano in magazzino, scaricavano, invece poi il passaggio negli anni 70-80, dove è entrato dentro il meccanografico, è stato facilitato appunto da avere una codificazione parlante, perché dal primo carattere sapevi dove eri, esempi finiti, c'era il primo carattere, poi c'era la sigla dell'aereo, pertanto tutti i materiali finiti andavano magazzinati più o meno in modo omogeneo, non infilati uno con l'altro. Questo ha fatto sì che poi, quando nel 1982 si è bruciato una parte di magazzino, sono stato scelto per affiancare l'assicuratore, perché si parlava di centinaia di milioni. L'assicurazione, prima di borsare, ha mandato uno o due tecnici che per 2-3 mesi andavamo nella parte bruciata, io i tabulati, qui c'era questo che cos'è? Era una lamiera, questo era uno strumento, questo un'altra cosa. Dopo 3 mesi sono arrivati poi un accordo, perché la cosa andava alle lunghe, perché hanno trovato un accordo, però quello è stato abbastanza utile per l'andare avanti, perché dopo la questione della codificazione Piaggio mi è stata data anche la codificazione NATO. Dovete sapere che tutte le parti militari, noi che siamo una nazione delle 28 che sono nella NATO, diamo dei materiali della difesa, un qualcosa che è un calderone generale, no? Europeo e anzi mondiale, diciamo, e anche lì l'immagazzinamento, il trovamento di certi materiali, se non c'è una codificazione mezza parlante, non funziona. Hanno scoperto, ad esempio, che anche utensili tipo una pinza, un martello, ne avevano poi del medesimo tipo, più o meno, per il medesimo uso, ne avevano 10-15 con dei prezzi che partivano da 1 a 100,
perché ognuno dava il nome della sua ditta, e poi era un martello comune che quando andava a vedere uno costava 100.000 lire, l'altro costava 2.000 lire. Cioè, questo ha fatto sì che anche la NATO ha fatto una codificazione nuova e io mi è andato anche la responsabilità della codificazione NATO. Poi, dietro i codici, dietro questo, sono passato alla gestione delle scorte minime, avevo circa 3-4.000 voci di scorte magazzino. Voi sapete che le scorte vanno in base all'arrivo, al fabbisogno, prezzo, classe A, classe B, classe C, e di lì poi è stato che ho finito in Piaggio, che gestivo come capo tutti i magazzini, diciamo, dei materiali grezzi, non finiti, e anche l'utensileria. Avevo 12-13 operai che di norma loro nel magazzino si mandavano qualcheduno capace, e poi venivano anche quelli che buttavano fuori dai reparti per vari motivi. Però io devo dire che ho fatto, negli anni che ero capo dei magazzini, la miglior vita di Piaggio, perché ho avuto dei collaboratori che andavano bene. È chiaro, il magazzino mi ha cercato di meccanizzare, no, meccanizzarlo era il momento che cominciavano a meccanizzare. Io sono stato anche in varie ditte nel nord, come la Fiat, l'Augusta, perché tutte queste ditte cominciavano a vedere se potevano meccanizzare meno le parti normali, buloni, roba piccola con dei sistemi che il distributore che metteva il codice, arrivava la cassetta su dei nastri. Poi ho visto invece delle ditte che l'avevano molto messa peggio di noi. Ad esempio, io sono andato una volta all'Augusta e un'altra ditta per vedere i materiali deperibili, perché noi usavamo dei mazzi che dopo 3 mesi scadevano. E quando sono andato là, che ho cominciato a vedere il magazzino con tanti bolli rossi, ho detto: ho imparato niente oggi, perché loro lo stavano peggio di noi. Noi quantomeno il magazziniere, con un po' di accortezza, mettendo prima il prodotto ultimo davanti, eccetera, eccetera, le cose ne scartavamo meno. Esempio, tra noi di finale e sesto e ponente, noi scartavamo, da uno studio che avevo fatto, il 10%. Perché era così, bastava che la produzione scivolasse di 2 mesi, 3, c'era il rischio che, esempio, il master che andava dentro i serbatoi, come dove andava la benzina e tutto, dopo 3 mesi scadeva. Anche se anche lì, a un certo momento, è entrata la qualità, cioè i corsi di qualità, e hanno fatto vari gruppi di studio. Io ero leader del gruppo per vedere se i materiali deperibili, come gestire il magazzino per buttarne fuori, anche come farli riqualificare dal laboratorio. Anche lì una soddisfazione, perché ero leader con qualche ingegnere sotto, e è stata una soddisfazione anche lì. Però, come dico, la collaborazione c'era, la stima c'era, non si guardava le lauree, non si guardava lo studio, si guardava fare il lavoro che venisse bene, perché ognuno fatto bene non aveva nessun problema. Se qualcosa andava bene, magari, non dico le uova che mettevano nel cestino, ma le prendevi anche peggio, perché le prendevi da superiori ancora più alti, che magari non aspettavano altro, perché negli uffici c'era gente che purtroppo aveva il tempo da spendere per fare quelle cose lì. La cooperativa, le dico subito, Finale è stato uno degli ultimi cittadini che non ha avuto i supermercati, che non aveva i supermercati, dove i commercianti avevano forse i prezzi dei beni di prima necessità più alti di tutto il Savonese. La Piaggio ha fatto una nuova mensa, aveva fatto una nuova mensa, dei nuovi locali, e c'erano i locali della vecchia mensa, diciamo, vuoti. Qualcheduno ha avuto, io dico, la giusta idea di chiedere alla Piaggio, in una fase di trattativa, di avere i locali ad uso, diciamo, senza canone, e anzi per i primi anni avevamo anche un contributo. Abbiamo avuto un contributo per l'arredamento e anche un contributo fisso per l'anno. Chiaramente, i primi tempi, chi era nel consiglio, io ero nel collegio sindacale, però lavoravamo 12-13, non ci voleva tanto, però un dipendente fisso ci voleva, perché
quando il materiale arrivava, diciamo ci doveva essere qualcheduno sempre pronto, ma allora anche chi, le ditte che ci fornivano mettevano la loro manodopera, non è che scaricavano lì, mettevano la loro manodopera. Poi avevamo preso un dipendente scelto con criteri, anche con molta calma, però il primo dipendente è stato anche una vera forza di quella cooperativa. E col tempo la cooperativa ha prosperato e ha allargato diciamo, la questione delle merci, poi è andato anche, faceva anche offerte di stock, mi ricordo abbiamo venduto anche diciamo, montoni, giacconi, però ha funzionato per alcuni anni bene. Nel frattempo cosa è successo? Che Finales si è dotato delle strutture concorrenziali, 3 o 4 supermercati, che cosa è successo? Che col tempo i prezzi che sono competitivi, allora io penso, io sono uscito, la cooperativa ha chiuso dopo, ma chiaramente non c'era più concorrenza e convenienza, è morta per quello penso, non certamente perché la Piaggio non gestiva più. Ma per quel motivo lì, ecco, non... però ha fatto i suoi anni che sono serviti perché veramente i prezzi, c'era un ricarico proprio minimo da quello. E anche le ditte, comprando con l'ottica della scorta ragionata, dei blocchi e tutto, si riusciva a strappare anche dei prezzi decisamente. Io mi ricordo ad esempio un prodotto alla Samsung, dei panettoni, che poi anche fino a Savona aveva messo su una filiale molto grossa che poi è andata a finire male. Però la Samsung quando è entrata lì veramente ci ha fatto delle condizioni veramente eccezionali, perché entrava in zona, noi queste cose qui coglievamo l'occasione di mettere anche una dieta contro l'altra. E la cooperativa, penso che l'indipendente Piaggio per parecchi anni è stata un piccolo stipendio in più. Sono stato un discreto giocatore, ho allenato per 35 anni. Per quello anche forse la gente, diciamo, il personale, riuscivo a fargli dare quello che poteva dare. Quando parlavo dei magazzinieri, io gli dico che ho gestito 12 persone come una squadra e funzionava. I tornelli facevamo, erano anche agguerriti tra impiegati operai, tra reparti operai. No, la cattiveria non c'era. C'era giustamente il reparto che voleva arrivare prima. Noi, ad esempio, abbiamo vinto come impiegati un torneo, l'unica volta che mi sono ubriacato della mia vita. Arriva l'anno. 1971. Giocavamo a Campo Viola, facevamo, non sembra che eravamo 3 squadre, noi avevamo vinto e avevamo fatto una cena. Finita alle 5 di mattina in una cantina di un capo del signor Rosa, che c'era una villa. Diciamo, abbiamo andato bene, abbiamo fatto c'era parecchi ingegneri, eravamo una cinquantina, poi noi avevamo alcuni colleghi che sapevano far ridere. Quella serata lì ne è uscito uno nuovo, che faceva ancora più ridere degli altri, poi io non ero abituato a bere. Poi questo qui nella villa dice bevete quelle uova, che le uova poi tengono giù il vino, poi è stato un disastro. Però abitavo vicino a casa, sono arrivato a casa bene. No, ma poi andavamo in bicicletta, andavamo con i tempi, andavamo in bicicletta. C'era una squadra di impiegati, prima il primo anno forse ne abbiamo fatto due, una della parte di sopra e di sotto, poi ne abbiamo fatto una, e poi c'era il reparto macchine, il reparto... Tutti i reparti, reparto hangar, reparto attrezzatura, ma un bel torneo perché poi era l'inizio dell'estate, pertanto c'erano giornate già lunghe, era abbastanza competitivo. Noi l'abbiamo vinto perché avevamo forse la forza, io giocavo ancora, pertanto altri giocavano ancora. Io ho fatto qualche gol, ma non me lo ricordo, però non era il merito mio perché... C'erano altri che giocavano bene, perché qui c'avevamo un altro che faceva dei gol, il signor Caffarena è stato il mio centravanti, faceva dei gol, non mica da ridere.
però c'era competizione, ma anche cavalleria. Non c'è mai stato nessuna parapiglia, non c'era stato mai niente, con premiazione e tutto. È stata, penso, una pagina anche di socialità, perché la Piaggio, al di tutto, quelli che erano fuori, c'era una parte invidiosi, però una parte che capiva che la Piaggio era per un finalese un'eccellenza. Era un piacere. Guardi, io ho fatto un corso qualità. La Piaggio allora distribuiva 10 miliardi. Io penso che al finale c'erano su 1200 dipendenti 480 finalesi. Poi però c'erano tutti quelli del comprensorio finalese, che prendeva da Calizzano fino a Loano, Albenga e di qua fino a Savone. Io ho avuto colleghi savonesi quando erano negli impiegati. E pertanto sul territorio i soldi arrivavano, perché la Piaggio pagava, e pertanto io credo che la Piaggio finale sia un danno che non ci sia più. Lo stabilimento di adesso non può stare così com'è, perché è una zona di degrado, come è diventata. E credo che deve esserci una ristrutturazione, che non deve essere una cementificazione. Però non si può pretendere che uno, in questo momento di crisi abbastanza, ha frenato questo, della famosa crisi immobiliare, eccetera, eccetera, ha frenato il progetto. Perché chi è che va a costruire centinaia di appartamenti quando ci sono già centinaia di case in vendita a finale? Però la zona ristrutturata con un minimo di, come ho visto, potrebbe essere anche forse meglio, non conosco più l'ultimo progetto, avevo visto i primi, però non era una cosa. Confronto adesso, io credo che vedo un degrado. Io quando ci passo, lo vedo dal mare, ci passo a destra, ci passo a sinistra, vedo che i tetti vengono giù, una parte è bruciata. Ecco, deve finire questa storia. Io non sono perché uno, se uno si butta in un'impresa, non puoi pretendere che ci rimetta. Questo è una questione matematica. I conti dell'immobiliare, si sa quanto costa il metro quadro, quanto è il nuovo. Cioè, si fa presto, no? No, con la costruzione moderna, adesso una costruzione, una volta, io con la mia esperienza ho fatto anche tante tinteggiature e carteggiature prima di entrare alla Piaggio, perché tempi, giorni di libertà ne ho avuto pochi. Però le dico, con le nuove costruzioni questo non si pone, perché finale non è che il sole è a Milano o a Torino, basta fare 300 metri a piedi, ti trovi sulla passeggiata di finale, Sono 300 metri. Come facevamo a piedi? Noi, guarda, c'è stato un periodo che ci portavamo, uscivamo a mezzogiorno e 5 eravamo sulla spiaggia in mezzo a finale, ci facevamo i nostri bagni, alle 2:10, 2:05 timbravamo e rientravamo. E c'erano tutti quelli di Savona nel mio gruppo, per dire, non è che la Piaggio sia nella Val Bormina, nella Val Padana e nel Piemonte. Ecco, chiaro che la costruzione deve essere intelligente. Ecco, non, le finestre certamente non fanno verso la caprazzoppa, ma verso il mare. Ma io penso che se uno fa un'operazione, il progettista, queste cose penso che le tenga in considerazione. Poi lì c'è anche una fortuna, quella zona lì, che c'è una sorgente di acqua. La Piaggio, cioè, l'acqua l'ha sempre avuta privata. C'è una sorgente sotto, che era una delle migliori sorgenti, cioè la migliore sorgente del finalese, che adesso tra l'altro non la sfrutta nessuno, perché il comune, le sorgenti del comune sono abbastanza attive e sufficienti, però uno che va a costruire c'ha già anche il vantaggio di avere, diciamo, l'acqua già in casa. Ecco, pertanto io vedrei volentieri una ristrutturazione compatibile. Ecco, la viabilità c'è, compatibile. Certo che se un cemento come a Finalpia o in certe altre zone è assurdo, però è una questione. Erano previsti parcheggi, sono previsti giardini, l'hangar era previsto che salvato,
Io credo che al degrado io preferirei una ristrutturazione compatibile e condivisa più possibile da tutti.